Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento che tratta i temi del Parlamentino della Regione Toscana. Anche oggi dibattito in aula tra maggioranza e opposizione, ma noi andiamo subito a vedere il nostro sommario con i temi trattati in questa puntata. Il Consiglio regionale della Toscana approva la seconda variazione di bilancio del 2024. L'atto è passato in aula a maggioranza con i voti a favore di Partito Democratico e Italia Viva, mentre hanno votato contrari Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Il presidente Giani ha presentato un pacchetto di emendamenti sul documento. Numerosi gli interventi, tra cui si evidenzia l'azzeramento degli oneri sul debito che erano posti a carico delle risorse del Fondo Sanitario. In seguito alla manovra fiscale dello scorso dicembre, con l'aumento dell'addizionale IRPEF, sono previste entrate nelle casse regionali per oltre 50 milioni di euro per i prossimi 3 anni, che vanno così a coprire gli interessi del debito del Servizio Sanitario. Numerosi poi gli interventi approvati con l'intervento diretto del governatore che permette di velocizzare l'iter con contributi sul territorio e su tanti comuni della Toscana. La variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale comporta una variazione sul fronte delle entrate e delle spese del bilancio regionale che è pari a meno 26 milioni per il 2024, quasi 2 milioni per il 2025 e 49 milioni per il 2026. Si tratta peraltro di una variazione a cui farà seguito a breve una seconda variazione prevista per il mese di novembre in attesa poi dell'approvazione del bilancio preventivo del 2025. È una variazione nella quale si registrano alcuni spostamenti importanti di risorse sul fronte sanitario, già che gli oneri del debito del Servizio Sanitario passano dal Fondo Sanitario Regionale al bilancio regionale, quindi gravando sul bilancio regionale occorre andare a sostenere questi nuovi aggravi attraverso le risorse derivanti dal maggior gettito collegato alla manovra che si è compiuta sull'addizionale regionale IRPEF. Un'altra importante variazione è quella relativa agli investimenti sulla programmazione comunitaria. C'è una sensibile riduzione di tutte le quote, quindi quelle dell'Unione Europea, dello Stato e quindi anche della Regione, sulle annualità 2024 e 2025, un corrispondente incremento sull'annualità 2026. Il parere che abbiamo sempre manifestato coerentemente e puntualmente in tutti questi anni. Indubbiamente si tratta di una manovra debole, frutto di una maggioranza debole che non riesce a prendere delle decisioni importanti proiettate verso il futuro perché evidentemente divisa al suo interno. Non solo sta naufragando il campo largo, ma la verità è che all'interno del PD ci sono più anime e questo non può che portare a dei provvedimenti soltanto puntuali sui territori. Si pensa al singolo comune, si pensa alla singola parrocchia addirittura, al singolo teatro. Non si pensa però alla Regione Toscana e non c'è un'idea verso il futuro. Noi la nostra idea l'abbiamo sempre manifestata in questi anni. È l'idea di una Toscana che non sia soltanto un mega villaggio turistico. Certo, la Toscana ha dei numeri importanti in materia turistica e bisogna fare un'adeguata promozione del nostro territorio, ma non si può e non si deve vivere di solo turismo, anche perché il lavoro che è legato al turismo è un lavoro stagionale. Noi abbiamo necessità di sostenere convintamente la nostra tradizione manifatturiera e invece vediamo che siamo in difficoltà specialmente in certi settori come la moda, il cuoio, la pelletteria, le calzature e riteniamo che invece settori come l'alimentare, l'energia, l'alta tecnologia debbano essere strategici e che dobbiamo investire per non essere totalmente dipendenti per esempio in campo energetico.
La variazione di bilancio non fa altro, come in altre circostanze, che continuare a elargire delle somme laddove si deve correre ai ripari per disagi, problemi, questioni riguardanti comuni, sicuramente meritevoli, ma la variazione, così come il documento economico-finanziario nel complesso, continuano ancora a distanza di anni a mancare di una loro coerenza interna e di una sistematicità, e soprattutto non fanno vedere quella che dovrebbe essere una visione della Toscana che va al dopo 2025, perché dobbiamo ricordare che stiamo andando verso la fine della legislatura. Così come è cominciata in maniera estremamente caotica, così sta proseguendo, e secondo noi non è questo il modo migliore per riuscire a governare la Toscana, una regione in generale, in una situazione anche di governo nazionale molto carente nelle risorse, in cui le risorse ci sono perché la Toscana le ha, sono 13 miliardi di bilancio complessivi, molti dei quali finiscono in rivoli, perdite, sprechi, che in qualche modo non devono essere razionalizzati, ma meglio investiti. Alcuni esempi, per esempio, sono delle fondazioni o alcuni centri che negli anni hanno assorbito tantissimo denaro e che nel corso degli anni comunque sia ne hanno continuati a richiedere, pur non riuscendo a saldare quello, a arrivare a un saldo positivo del proprio bilancio. Un'altra cosa che ci ha detto la Corte dei Conti è di quanto le partecipate della Regione Toscana siano completamente fuori del controllo dell'ente. Ecco, lì vanno a finire molte risorse. Questi sono dei motivi per cui la situazione del bilancio e degli investimenti in sanità soprattutto è estremamente a rischio in tutta la Regione. Si è trattato di una discussione molto articolata, perché in un unico intervento abbiamo dovuto condensare un giudizio su quattro provvedimenti, due di carattere programmatorio e gli altri due invece legati al bilancio 2024. In particolar modo la variazione si riferisce a tantissimi interventi puntuali sui quali è difficile dire di no per ogni singola questione, ma è chiaro che il Presidente Gianni ormai ha iniziato la sua campagna elettorale e la sostiene con interventi mirati soprattutto a favore di amministrazioni di un certo indirizzo politico. L'unico intervento secondo noi veramente urgente e necessario era ed è l'intervento per la laguna di Orbetello a sostegno del comune, perché lì si è verificata una situazione di vero e proprio disastro ambientale che ha richiesto misure eccezionali. Per quanto riguarda la programmazione invece si naviga a vista, non si tiene conto per noi a sufficienza del complesso e preoccupante quadro economico internazionale derivante dai conflitti che si stanno purtroppo incrementando soprattutto nel Medio Oriente, di quanto questi incidano sull'economia reale della Toscana. Ci sono settori che sono in grande difficoltà e che hanno bisogno, avrebbero bisogno di una guida forte da parte della Regione per programmare i propri investimenti e per superare questo periodo di crisi temporanea. In realtà si assiste al vivere giorno per giorno e a documenti di programmazione che arrivano all'attenzione del Consiglio con grande ritardo rispetto ai tempi dovuti e che impediscono quindi di fare una discussione e soprattutto riflessioni serie molto più articolate. È il caso, in ultimo, delle aziende partecipate. Assistiamo nuovamente allo spostamento in avanti dei termini per la soluzione definitiva per Firenze Fiera, per Fili Toscana, per Sviluppo Toscana, tutte situazioni che attengono direttamente all'economia regionale, perché si tratta di società che in qualche modo incidono nella carne viva delle nostre imprese, e questo per noi è un elemento molto negativo. Sì, naturalmente il nostro è un giudizio critico, in quanto ormai in 4 anni siamo abituati a vedere variazioni che sostanzialmente sono il frutto di interventi estemporanei in totale assenza di una cornice programmatica. È vero che stiamo portando avanti l'idea di una Toscana diffusa e sotto questo aspetto, come dire, c'è una certa coerenza da parte del Presidente della Regione. Ciononostante non possiamo esimerci dal rilevare che ancora una volta siamo, diciamo, all'interno di interventi di cui beneficiano sì alcuni comuni, ma di fronte a una Toscana che comunque ha di fronte a sé grandi sfide, soprattutto in un tema importante come quello del sostegno complessivo agli enti locali, capite bene che non possiamo, diciamo, andare avanti con una programmazione estemporanea. A nostro giudizio siamo di fronte ancora una volta alla non presa di coscienza su alcuni problemi, come dire, strutturali. Non siamo intervenuti diversamente da come era stato promesso sulla riduzione della pressione fiscale, continuiamo ad andare avanti quindi con un'IRPEF aumentata da una parte, ma dall'altra parte non siamo stati ancora
ancora capaci di mettere le basi di una seria programmazione in sanità e soprattutto di un serio contenimento della spesa. Noi abbiamo circa 7.700 centri di costo in Toscana, lo sforamento della spesa per i dispositivi medici, che poi porta anche a far gravare il famoso payback sulle aziende sanitarie, ha un peso assolutamente rilevante oggi ancora sul bilancio regionale. Non stiamo cogliendo sfide importanti come le sfide sulle infrastrutture, pensiamo ancora ai nodi che riguardano le tante criticità sulle linee ferroviarie, pensiamo ancora alle infrastrutture che devono essere completate. Notizie di oggi ancora ci riportano in una Toscana che, dove diciamo, spostarsi è diventato un incubo. Non siamo intervenuti sul tema del futuro della sostenibilità energetica, abbiamo un contesto economico difficile, tante crisi aziendali, abbiamo perso di vista completamente il consigliere speciale che era dedicato, come dire, a gestire situazioni che oggi invece in Toscana non sono certo risolte. Sì, un atto importante che consolida il bilancio della Regione Toscana nel 2024, che porta i conti in equilibrio, che dà alcune risposte importanti ai comuni toscani in maniera diffusa, ma che soprattutto mette in equilibrio le risorse. È evidente che collegandosi a questo c'è il DEF, sul quale noi continuiamo una battaglia di principio, quella di ridurre le tasse ai cittadini toscani. Tel Aviv non è stata mai favorevole ad aumenti di tasse, ha ragione sul fatto che le risorse le devono pagare le aziende farmaceutiche, c'è il payback, la legge è cogente, la Corte Costituzionale ha dato ragione alla nostra battaglia politica. Ci aspettiamo che nelle prossime settimane venga fatta questa riduzione delle tasse, venga scritto in bilancio quelle risorse che necessitano e che come tale i cittadini toscani trovino un alleggerimento della loro pressione fiscale e chi di dovere paghi quello che deve alla nostra regione. In questo caso il governo deve assumersi la propria responsabilità nel garantire le regioni del credito delle quali hanno diritto di riscuotere. Ma una variazione di bilancio della Regione che fra l'altro riscontra un bilancio sostanzialmente sano, positivo, che ci consente anche di farci carico, proprio vedendo lo stato dell'arte, di oneri che in qualche modo possono essere assorbiti dalla Regione, in particolare la sanità. Abbiamo fatto un'operazione che porta 49 milioni sul bilancio della Regione, sono gli oneri finanziari e i mutui degli interventi sugli investimenti fatti nel settore sanitario. Diventa una boccata d'ossigeno per quella corrispondenza di voci e entrate nel bilancio della sanità che poi alla fine dell'anno deve dare sempre il pareggio. 50 milioni che 49, quindi circa 50 milioni che portiamo subito nel bilancio della Regione e che quindi ci possano essere, diciamo, di maggiore copertura dalle spese che il sistema sanitario per forza di cose poi grava alla fine dell'anno sulla Regione. Poi dovevamo un contributo allo Stato, perché ormai si sono invertite le cose, è lo Stato che chiede ai comuni per poter far fronte alle proprie posizioni di bilancio e più volte è stato denunciato che vengono tolti quest'anno ai comuni circa 80 milioni e alle regioni, e alla Regione Toscana aspetta 40 milioni, e abbiamo fatto in modo di prevederne 24 in questa manovra di bilancio. Abbiamo poi previsto tutta una serie di misure di carattere più strutturale sul piano sociale. Il PNRR ci accompagna a tanti investimenti, vediamo che la nostra struttura, quella che poi fa tutti i rendiconti, prevede le progettazioni, riscontra gli oneri che possono aumentare per le spese del personale dei comuni o della regione nelle materie di competenza della regione, sviluppo Toscana, abbiamo previsto 4 milioni e 9, consentirà di lavorare più speditamente e meglio proprio per il PNRR, il Fondo di Coesione e Sviluppo, i fondi strutturali europei. Abbiamo indicato quei 450 mila euro che mancavano nel Fondo dei Disabili per la formazione e per il sociale. Abbiamo provveduto al milione che mancava per far corrispondere al nuovo livello contrattuale i forestali. Abbiamo previsto un aumento di intervento per quello che riguarda le spese dell'antincendio e abbiamo provveduto a tutta una serie di richieste che vengono dai singoli comuni per completare opere che magari sono state fatte per 4-5 milioni e mancano i 200 mila euro e al comune mancano, sono tutta una serie di interventi puntuali che anche nella logica della Toscana diffusa la regione con questo si fa carico. Insomma, un bilancio
bilancio regionale che è sano e che consente di far fronte anche a situazioni di maggiore difficoltà che vengano da altre attività. È terminata da poco la seduta del Consiglio regionale, noi qua da Firenze ci fermiamo con il dibattito tra maggioranza e opposizione, le proposte di legge per la Toscana, e la nostra puntata settimanale del Consiglio regionale della Toscana termina qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni. Regione Toscana, il Consiglio regionale.